Turismo Web TV fa adesso una puntatina nel Cilento, certamente uno dei cuori italiani del turismo. Siamo insieme al dottor Coda, presidente dell'Unione delle Associazioni Turistiche del Cilento e del Vallo di Diano. Ecco, intanto si comincia a sentir parlare di rete anche al sud, questa mi sembra una buona notizia. Eh sì, questa è una grande notizia, è chiaramente una grande svolta culturale. Noi sono 11 anni che abbiamo realizzato questa unione che mette insieme 600 strutture, 110.000 posti letto, che tende a promuovere destinazioni, la destinazione turistica Cilento, che è un brand che sta crescendo anno dopo anno, grazie anche alla forte attività di promozione che fa l'Ente Parco Nazionale Cilento, essendo il Cilento il parco più grande d'Italia, a 3 aree marittime protette, quindi ha 11 bandiere blu, quindi è in Italia il territorio con più alta densità di bandiere blu, è patrimonio mondiale dell'UNESCO, quindi siamo titolati per poter uscire commercialmente e vendere un territorio che è naturalisticamente e anche dal punto di vista della sicurezza intatto. Presidente, finalmente in qualche modo si capisce che il turismo, e siamo alla borsa del turismo, va venduto appunto come pacchetto. Non c'è nessun turista al mondo ormai che possa immaginare di affrontare un volo aereo, fare tanti chilometri per arrivare a vedere un luogo singolo. Ha bisogno di un'offerta un po' più composita, no? L'obiettivo che tutti dobbiamo prefiggere è quello di promuovere le destinazioni, le eccellenze delle destinazioni. Oggi non c'è più il turismo, ma ci sono i turismi. Ogni territorio in Italia in maniera particolare ha la capacità e ha le peculiarità per promuovere una sua offerta specifica. Bisogna cercarla all'interno. Noi la nostra offerta specifica, lo diciamo sempre, è lo slow life, la vita lenta. Veniamo da una cultura della Magna Grecia, vediamo dalla cultura della dieta mediterranea scoperta da Ansel Keys, e dove nel Cilento, ad Agnone, alla sua sede naturale, sposata poi da tutti i paesi del bacino mediterraneo, che oggi è trend la dieta mediterranea come stile di vita, non solo come alimentazione. E quindi il nostro core business è quello, cioè promuovere queste eccellenze del nostro territorio, promuovere la destinazione, non la singola struttura, il singolo comune, ed è la possibilità al visitatore di vivere veramente una settimana all'insegna della natura e del benessere. Questa crisi ormai internazionale, mondiale, certamente ci sta dicendo delle cose come ogni crisi. Ecco, qual è l'insegnamento che ne possiamo trarre ed è forse anche il segnale degli errori fatti in questi anni? L'insegnamento, ognuno penso che debba trarre il proprio insegnamento, degli spunti di riflessione almeno. Sicuramente credo che vada da come la leggiamo noi, va tramontando quello che è il target del turismo generalista, del turismo di massa, del turismo a cui non dare dei contenuti. Oggi, proprio perché probabilmente le risorse che vengono investite dalla famiglia o dai singoli per le proprie vacanze si sono comunque ridotti. E come in molti campi, tra l'altro, credo che sarà vincente la qualità dell'offerta turistica, la qualità dell'accoglienza, la qualità anche della location che si va a proporre. Noi abbiamo 110.000 posti letto, ma abbiamo 110.000 posti letto che vanno dal bed and breakfast alle dimore storiche, all'ospitalità diffusa, interi paesi medievali inerpicati sulle vette delle montagne che offrono dei posti letto nelle vecchie case ristrutturate, come al 4 stelle, 5 stelle, villaggio e camping. Quindi riusciamo a dare un ventaglio di offerta in grado di soddisfare anche quelli che possono essere i palati più gustosi, insomma. Presidente, noi veniamo dalla TV tradizionale, ma siamo qui a Bitta a nostra volta per innovare. Ecco, come vede lei l'idea di una web TV del turismo e quindi di un web che diventa sempre più audiovisivo, dove si può fare database di memoria e dove alle parole che si ricercano in Google, oltre a trovare splendide immagini e testi, si possano trovare dei veri e propri filmati che raccontano il prodotto Italia? Allora, obiettivamente il mondo del turismo è quello che ha fatto per primo le spese di questo cambio della comunicazione, che è un cambio importante. Fra anni sapremo se è migliore o peggiore del precedente, ma sicuramente il mondo turistico è quello che ha vissuto in maniera estremamente veloce questo cambiamento.
i grandi tour operator, le grandi agenzie di viaggi sono andate in crisi, sono in crisi e stanno mettendo in crisi tutto il comparto proprio perché è venuto a mancare questo utilizzo all'antica, diciamo così, dei mezzi di brokeraggio delle vacanze turistiche. Oggi si usa internet nell'editoria, si usa internet nel leggere i giornali, si usa internet per prenotare le vacanze. Ogni turista, ormai è quasi l'80%, dicono, del mercato viene scelto direttamente dall'utente su internet, e quindi il web, volendo o nolendo, che ci piaccia o meno, è il futuro, e questo è anche nel mondo dell'etere.